Ho ricevuto buone notizie dai miei comandanti. Che cosa mi dici? Il comandante ateniese è morto. La Megaride è pronta a cadere. Bene. Il lupo ha ordinato l'attacco. Sono lieto che tu sia qui per unirti alla marcia verso la gloria. Sono fiero di combattere con voi. Sì, ti sei guadagnato il tuo posto. Vinceremo per Sparta e per il lupo. Vieni, dobbiamo raggiungere l'accampamento avanzato. Io sono pronto. Seguimi. Dobbiamo prepararci per lo scontro. Allora, parlami del lupo. È un grand'uomo. Porterà Sparta alla vittoria contro gli... No, no. Intendo, che tipo di uomo è? Come padre? Ammirevole. Forte. Premuroso a modo suo. Ma certe volte... Cosa? Niente, è solo... Ha lo sguardo assente. Sembra... profondamente triste. Lui è il generale di Sparta, ma è pur sempre un uomo. Nessuno vive una vita senza rimpianti. Sarà una battaglia diversa da ogni altra a cui ho preso parte. Sei pronto a fare a pezzi gli ateniesi? Sono pronto a combattere. Ah!
Il lupo richiede la presenza del mercenario. Saremo da lui tra un attimo. Con tutto il rispetto, ma vuole vedere il mercenario da solo. Cosa? Ho detto che il comandante vuole... Ho sentito quello che hai detto. Solo non capisco il motivo. Sono gli ordini, signore. Va bene. Sembra proprio che debba occuparmi di altre faccende. Il lupo ti attende. Hai combattuto bene per un mercenario. Non fare aspettare il lupo. Ma che cosa gli dico? Omicida! Lo ha ucciso! Alessio! E così sei il campione che ci ha fatto vincere. Dimmi il tuo nome, eroe. Così posso accoglierti come un vero guerriero. Kaire, padre. È passato molto tempo. Impossibile. Ti ho visto cadere. Non sono caduto. Sei stato tu a gettarmi verso la morte. Ho compiuto il dovere di uno spartano. Me ne sono fatto una ragione. Dovresti farlo anche tu. Tu eri mio padre. Il tuo dovere era proteggermi. Eri un incosciente. Mi hai costretto a farlo. Ho provato a proteggere mia sorella quando tu non lo hai fatto. L'oracolo disse che Cassandra doveva morire. La sua parola è legge, lo sai. Non puoi più nasconderti dietro al tuo senso del dovere. Basta! Non posso cambiare il passato, Alexios. Vivrò e morirò da spartano. C'è una ricca ricompensa per il mercenario che ottiene la testa del lupo. Per questo sei qui? Hai evitato il passato abbastanza a lungo. Ora dovrai risponderne a me! Ugh!
anche se meriti di morire. Non esiste onore nella vendetta. Dovrai affrontare i fantasmi del passato, padre. E questo è un destino peggiore della morte. Avevo un compito e ho fallito. Ho fallito nel proteggerti. Nel proteggervi entrambi. Amavo te e tua sorella come se foste figli miei. Ma in realtà non lo siete. Che vuoi dire? Questa è una domanda che devi fare a tua madre. Aspetta. Trova tua madre. Trovarla. Ovunque sia Mirine, sa molte più cose di me. Dove andrai? A cercare il mio onore. Attento ai serpenti tra l'erba, Alexios. Devo uscire da qui e tornare da Barnaba. Forza! Allora? Hai ucciso tuo padre? Padre? Patrigno? Suppongo che gli dèi non giudicheranno troppo duramente un patrignicidio. Nicolao mi ha cresciuto, addestrato. Lui era mio padre, anche se ha cercato di uccidermi. Questo migliora o peggiora le cose? Non importa. La tua non è l'unica famiglia complicata al mondo. Grazie. Sono felice di averti al mio fianco, Barnaba. Lieto di essere qui. Posso aiutarti in qualche altro modo? Trovare mia madre. Lei è viva, Barnaba. Almeno così pensava Nicolao. Una buona notizia, sia lodata Hera. Qual è il tuo piano? Che rotta devo seguire, capitano? Per ora, verso la Focide. Elpenore ha detto che mi avrebbe incontrato lì. Mi deve dei soldi. E delle spiegazioni. Bene, Alexios. E intanto che andiamo lì, chiediamo consiglio alla Pizia. Se c'è qualcuno che può darti delle risposte, è l'oracolo di Delfi. Ci penserò. Bene. Persino i re e le regine si recano nella Focide per consultare la Pizia. Lei può scatenare o porre fine alle guerre. Dicono che... Sì, lo so. Ora basta con gli oracoli. Torniamo a noi. Sai dove incontrare il Penore, giusto? Abita all'approdo del Pellegrino. Ma
con le sue ultime parole. Nicolao mi ha messo in guardia dai serpenti tra l'erba. Sembra che dovremo prepararci al peggio. È il Penore a doversi preparare. Raggiungimi al tempio di Apollo di Delfi quando ti sarai occupato dei serpenti. Ah, Alexios, nella concitazione quasi dimenticavo. Sono successe cose terribili alla tua casa. Quella baracca stava a malapena in piedi. Intendo Cefalonia. È stata colpita da un'epidemia. Dicono che si sia diffusa da Causos. Non sembra esserci una cura e molti sono morti. Malaka, quel sacerdote aveva ragione. Possiamo tornare a Cefalonia in ogni momento. Dammi solo l'ordine. Grazie, Barnaba. Lo terrò a mente. Ora andiamo. El Penore mi deve parecchie spiegazioni.